Questo paese do sola e non solo, anche delle fave e dell'olio. I buon gustai ci avranno già scoperti. Siamo a Carpino, nel pieno, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, uno dei centri più caratteristici della nostra provincia. Città delle fave, città dell'olio, città appunto del sole, data anche la bellissima temperatura che abbiamo trovato oggi, ma anche città della musica popolare. Questa è la patria dei cantori di Carpino, una vera istituzione nella musica folk. Voi avete davvero rilanciato la tradizione della musica popolare del Gargano. Sì, sì, quindi questi canti hanno secoli di storia. Noi siamo quelli che l'abbiamo imparata dai nostri antenati e li portiamo avanti. Quindi prima eravamo tre compagni, adesso i compagni mi sono deceduti, Sacche e Maccarone, e sono lasciato io. Quindi io facevo un gruppo pure che giravamo l'Italia, siamo stati all'estero. Che effetto le fa pensare che siete famosi in tutto il mondo, amati in tutto il mondo? È una cosa da non dimenticare, insomma, io vorrei che le persone che sono decedute, che hanno imparato questi canti, che hanno fatto questi canti, che ci potessero vedere a dove le loro canzoni, i loro canti che hanno fatto anni e anni fa, a dove sono arrivati oggi, che sono in giro per tutta l'Italia e all'estero. In questi giorni a Carpino c'è il Carpino Folk Festival, quindi ogni sera si fa musica. A lei piace che in questi giorni Carpino è piena di musica, di ritmi, di folk? A me mi piace tanto, tutte le musiche mi piacciono, perché ognuno fa la musica dalla usanza loro. Quindi noi facciamo la usanza nostra, tutte le musiche mi piacciono. Quindi per me, se fosse tutti i sere feste, avrei piacere. Che mei capate, vedi che bella giovane, mei capate, ma quanto è bella che mi fa morire, che la bocca spampanato e quando parla, che li labbra inzuccarato e quando ride. Dormo quando noi ci amma mai e non letto di violi ce la prima parte.